Dicasi fantasista, l'artista capace di eseguire anche improvvisando i numeri più disparati. Il numero del fantasista è il 10, il numero del calcio è il 10. Pelé lo ha reso immortale in Svezia nel 58, ma prima di lui Puskas e Valentino Mazzola lo avevano indossato con onore. Maradona e Messi, con il 10 sulle spalle, si sono contesi la palma del migliore di sempre. Ci sono 10, poi, che con le loro prodezze incredibili hanno creato dei neologismi giornalistici. Il cucchiaio di Totti ed il tiro alla Del Piero. E poi ci sono 10 che hanno sopravanzato il concetto di club di appartenenza per diventare il 10 di tutti, come Roberto Baggio. Il fantasista è un giocatore scaltro, intelligente, pieno di talento e che può, come già detto, disegnare qualsiasi capolavoro in ogni momento della partita. Il 14 ottobre del 2001, Riccardo Maspero, il fantasista del Torino, decise di entrare dalla porta principale del derby della Mole in questo modo. Sigla. La Serie A 2001-2002 è l'edizione numero 100 del massimo campionato, personalmente una delle mie preferite per vari motivi: la coppia Ronaldo-Vieri, quella Trezeguet-Del Piero, Shevchenko-Inzaghi, ma non solo, perché anche l'anno di Hübner capocannoniere, del Chievo dei Miracoli e del grande ritorno post-infortunio di Roberto Baggio, solamente per provare a conquistare la nazionale, ma è anche l'anno della mia prima volta allo stadio. Ma non sono finiti qua i motivi di grande interesse per il sottoscritto, infatti ce ne sono altri due. Il primo è quello che io definisco il mio santo graal dei videogiochi, ovvero Scudetto Championship Manager 2001-2002, colui che ha intrattenuto i miei pomeriggi per gli anni a seguire. E poi è anche la stagione dell'uscita delle carte da gioco della Serie A, le Football Champions. Ne avevo diverse, le collezionavo e nei giorni scorsi ne ho ritrovate alcune, tra queste quella di Jimmy Floyd Hasselbaink, foil tra l'altro, ma non solo, anche quella di Vieri e Ronaldo, in coppia appunto nell'Inter. Ritornando però al calcio giocato, è anche la stagione di partite diventate indimenticabili nell'immaginario collettivo. Tra queste c'è il derby della Mole del 14 ottobre 2001 tra Juventus e Torino. Diamo un po' di contesto alla storia di oggi, appunto. Siamo nella settima giornata della Serie A 2001-2002, come detto. Il derby della Mole, che fino a qualche anno prima è una grande classica della Serie A, si è disputato con meno costanza. Questo perché il Torino sta affrontando uno dei momenti più difficili e complicati della sua storia. Dal 1987 al 2000 ha cambiato presidenza per ben 6 volte e dopo la retrocessione del 1996 sono passati ben 3 anni prima di rivederlo nel massimo campionato. Il Torino è passato il 19 aprile del 2000 nelle mani di Francesco Ciminelli, detto Franco, che come primo obiettivo si è dato la salvezza, perché in quel momento il Torino sta lottando per non retrocedere. Alla fine non ci riuscirà ed il Torino finirà in B. Ciminelli però, nonostante la grande disponibilità economica, non è ben visto dalla piazza. È il proprietario della Ergom Materiali Plastiche, azienda leader nel settore della componentistica per automobili, nonché fornitore del gruppo Fiat. E la D del gruppo Fiat in quel momento è Paolo Cantarella, noto tifoso granata, che chiede come piacere personale a Ciminelli di acquistare il Torino. Ciminelli lo acquista, ma appare un po' controvoglia. Mette come presidente il dirigente Beppe Agemo, con cui però si scontra sin da subito. Agemo se ne va dicendo: io con i Juventini non voglio avere niente a che fare. Questo perché Ciminelli è noto tifoso bianconero. Ovviamente i tifosi granata non lo accetteranno mai. Certificata la retrocessione in Serie B nel 2000, Attilio Romero, nuovo presidente, e Franco Ciminelli si mettono subito al lavoro. Affidano la direzione dell'area sportiva al figlio del grande Valentino Mazzola, ovvero Sandrino Mazzola. E in panchina arriva Gigi Simoni nel tentativo di ricomporre la magica coppia che portò la Coppa UEFA all'Inter nel 1998. Ma di magia senza Ronaldo il fenomeno ce n'è poca e nella notte di Halloween del 2000 Gigi Simoni
dopo un avvio stentato, viene esonerato. Nell'estate del 2000 Ciminelli ha investito tanto nel Torino alla ricerca appunto della promozione in Serie A. Ha acquistato giocatori importanti come Stefan Schwok, il trascinatore del Napoli di Novellino, e Riccardo Maspero, un trequartista che però arriva da una stagione orribile vissuta in Serie A con il Lecce. Maspero è il classico 10 che dà del tuo al pallone, si è messo in mostra sin da giovane nella Cremonese in Serie A, ma negli ultimi anni si è un po' perso e sta cercando il rilancio appunto in cadetteria. Non vestirà la numero 10 perché in quel momento è affidata a Massimo Brambilla, uno che quella maglia nell'Under 21 l'ha vestita a discapito di giocatori come Totti e Morfeo. Ma il colpo dell'estate del 2000 è aver confermato Marco Ferrante, che nel campionato di Serie A 99-2000 ha segnato ben 18 reti. Ciminelli però non vorrebbe avere un terzo allenatore a libro paga dopo Mondonico e Simoni e, appunto, dopo l'esonero di quest'ultimo, promuove dalla primavera Giancarlo Camolese, torinese e cuore granata. A questo punto la dirigenza granata decide per la grande diaspora e mette fuori rosa diversi elementi giudicati critici all'interno dello spogliatoio. Tra questi c'è anche Maspero. Nel frattempo ne arrivano di nuovi, quindi siamo nel bel mezzo di una rivoluzione in mezzo al campionato. Camolese in qualche modo riesce a compattare l'ambiente e darà il via ad una rimonta che porterà il Torino a vincere il campionato e a diventarne l'assoluto protagonista, addirittura senza il suo marcatore principale Marco Ferrante, ceduto a gennaio all'Inter. Il grande trascinatore di questa squadra è quel Riccardo Maspero che si è rilanciato in granata con 8 reti in tutto il campionato. Nell'estate del 2001, quindi, in casa granata l'ambizione è tanta e viene certificata dall'acquisto di Cristiano Lucarelli, attaccante tra i più importanti del panorama italiano in quel momento. Lucarelli si presenta e subito dichiara: «Arrivo da Lecce, siamo stati l'ammazza grandi per eccellenza. Non ho paura del derby contro la Juventus». Ecco, il derby per i tifosi granata, la giornata da segnare nel calendario è quella appunto della sfida contro i cugini bianconeri. Non si vince dal 1995, quando arrivò un doppio successo sia all'andata che al ritorno. Nel campionato successivo però arrivò la sconfitta roboante per 5-0 il 5 dicembre del 95 e la Juve dominò con una tripletta di Luca Vialli. L'ultimo giocato è del marzo del 2000 ed è un'altra vittoria bianconera per 3-2. Inoltre l'avvio stentato della stagione 2001-2002 con la squadra che naviga in zona retrocessione fa poco sperare, ma spostiamoci dall'altra parte di Torino. La Juventus è stata rivoltata come un calzino. Le ultime tre stagioni, nel pieno dell'era Ancelotti, hanno portato più delusioni che gioie e quindi la triade bianconera optò per restaurare l'ancien regime, riportando sulla panchina della Juventus Marcello Lippi, reduce dall'esperienza insensata all'Inter. Ne ho parlato in un altro video, se volete ve lo lascio nelle schede. Marcello Lippi diventa il nuovo allenatore, quindi se in panchina c'è restaurazione, in campo c'è rivoluzione, perché la squadra, come detto, viene completamente cambiata e stravolta. Vanno via Pippo Inzaghi, Zinedine Zidane, Darko Kovacevic, Jonathan Bachini ed il contestatissimo portiere Edwin van der Sar. La squadra, come detto, cambia volto, arrivano Gigi Buffon, Lilian Thuram, Marcelo Salas, Pavel Nedved, Cristian Zenoni e rientrano dai prestiti Nick Amoruso, fedelissimo di Lippi, e il giovane Enzo Maresca. Le parole di Marcello Lippi sono subito chiare: «Signori, quello che è stato, vi prego di cancellare vittorie, allori, litigi, rancori, tutto meno una cosa, quello spirito, quella mentalità che ci scortarono in cima al mondo. Non eravamo i più forti, lo diventammo. Ecco, minestra riscaldata o no, sono tornato e sono pronto». E la nuovissima Juventus sembra davvero pronta sin da subito. Nelle prime tre di campionato, tre successi, compresa la rimonta contro il Chievo dei Miracoli, con tanto di rigore realizzato da Marcelo Salas nel finale. Dettaglio non secondario. Poi la macchina si inceppa, tre pareggi contro Lecce, Rosenborg e Porto, ma soprattutto la sconfitta contro la Roma nel big match della quinta giornata
mettono in piazza tutti i difetti della creatura di Marcello Lippi. Secondo il tecnico di Viareggio non si deve parlare di crisi, ma soltanto di un momento di difficoltà dovuto a troppi infortuni e con Montero e Davids fuori per squalifica dopo la rissa nel finale di partita contro il Lecce. Per il derby però recupera Trezeguet nel tentativo di sbloccare l'ingolfato attacco bianconero con un Del Piero messo sempre più in discussione anche da Vittorio Chiusano. Non è più lui, c'è qualcosa che non va, dice il presidente. La sesta giornata di Serie A è stata rinviata a dicembre per recuperare il turno europeo saltato a causa dell'attentato dell'11 settembre. È una partita che nessuno può perdere, come titola la stampa, nel giorno del derby della Mole numero 218, però per gli analisti è anche il derby più squilibrato di sempre. Troppo forte la Juventus per questo Toro. I bianconeri nell'ultimo anno hanno fatturato 350 miliardi, il Torino 36. Gli spettatori sono circa 30.000 e non è il pubblico delle grandi occasioni, a causa dei prezzi dei biglietti ritenuti troppo alti dai tifosi. Si gioca domenica 14 ottobre alle ore 15 allo Stadio delle Alpi. Gioca in casa la Juventus perché le due formazioni piemontesi sono entrambe di stanza al vecchio stadio, costruito per Italia 90. Il Toro si presenta con il 3-4-1-2 con Fabio Galante al posto dello squalificato Fattori. Esordio in Serie A per Franco Semioli alle spalle di Lucarelli ed Osmanowski in attacco. Panchina per Maspero e Ferrante. In casa Juventus è 4-4-2 obbligato con l'avanzamento del difensore Igor Tudor in mediana assieme a Tacchinardi. Zambrotta e Nedved sono gli esterni, Del Piero e Trezeguet le punte. Dopo le solite schermaglie iniziali, gli uomini di Camolese sembrano ben organizzarsi in campo. Siamo nel terzo de Varas, ovvero la prima fase della corrida. La Juventus, il torero, studia le mosse del Toro. Lo spartito però cambia al nono minuto, quando Coe sbaglia un lancio orizzontale sulla ripartenza. La difesa granata è posizionata male, recupera Trezeguet che lancia in verticale per Del Piero. Pinturicchio è chirurgico e supera Bucci, 1-0 per la Juventus. Il Toro si spegne, passano 3 minuti, Del Piero viene abbattuto sull'out di sinistra, punizione di Nedved, batti e ribatti in area, sbuca Igor Tudor che segna il 2-0. Minuto 24, calcio d'angolo per il Torino, spiovente in area di rigore, respinta della difesa bianconera, De Ascentis prova a calciare ma scivola lanciando in contropiede Pessotto che va a cercare Nedved, il quale, se viene soprannominato Furia Cieca, un motivo ci sarà. È imprendibile, se ne va sull'out di sinistra, mette il pallone dentro per Pinturicchio, è tutto semplice e Del Piero, quindi, porta la Juventus sul 3-0. Juventus 3, Torino 0. Disastro granata, la curva maratona è in silenzio e le facce dei giocatori del Torino sono piene di terrore. Lo spettro del 5-0 del dicembre del 95 si fa sempre più reale. I giocatori della Juventus, però, consapevoli della loro forza, irridono l'avversario e cominciano un torello nel mezzo al campo con tanto di olè del pubblico. I bianconeri in questa fase della partita sembrano dei toreri tracotanti ed autorevoli che si prendono gioco del Toro. Siamo nella seconda fase della corrida, il terzo de banderillas, in cui il Toro viene ferito ma non ucciso. Si va all'intervallo con la curva scirea in pieno delirio di felicità, mentre la curva maratona in silenzio. In casa bianconera c'è troppo relax, come confermato da Alessio Tacchinardi in un'intervista successiva a Sfide, e nessuno ricorda ai bianconeri che 18 anni prima, in un derby, la Juventus avanti 2-0 si fece rimontare e superare in 5 minuti dal Torino, che vinse 3-2. Fu una sconfitta decisiva per i bianconeri, che poi abdicarono allo scudetto per far posto alla Roma di Lidolm. In casa Torino, invece, bocche chiuse con Camolese, che opta subito per due sostituzioni fuori. De Ascentis e Osmanowski, dentro Vergassola e Marco Ferrante. Marco Ferrante nel microcosmo granata è un uomo derby, la sua esultanza divenuta iconica nel portarsi le dita sulla testa simulando il Toro è ormai leggenda all'interno del tifo granata e per questo ancora oggi è un totem.
A questo punto vorrei introdurre due concetti ritenuti fondamentali per questa storia, ovvero il quarto d'ora granata ed il tremendismo granata. È il momento di introdurre un personaggio, Oreste Bolmida, capo stazione di Torino Porta Nuova e presenza fissa al Philadelphia quando il grande Torino dominava il mondo. Con sé portava sempre una cornetta delle Ferrovie dello Stato che suonava quando la squadra non stava giocando bene. A quel punto Valentino Mazzola si rimboccava le maniche ed era il segnale che dava il via al quarto d'ora granata, ovvero il momento in cui la squadra più forte del mondo decideva di prendersi la scena. Spostiamoci avanti fino al 1972, quando il poeta e scrittore Giovanni Arpino, tifoso granata, coniò il neologismo di tremendismo, termine mutuato dal Sud America. Una squadra di orgoglio, di rabbie leali, di capacità aggressive, mai vinta, temibile in ogni occasione, soprattutto quando l'avversario è di rango. Tutto questo significa tremendismo. Chiariti questi due concetti, ci possiamo approcciare diversamente al secondo tempo che sta per iniziare. L'ingresso di Ferrante dà nuova linfa ai granata. Al minuto 57, lancio del numero 94 del Torino per Lucarelli, che carica il sinistro e spedisce la palla alle spalle di Buffon. 3-1. I bianconeri non lo sanno, ma siamo appena entrati nel quarto d'ora granata, rimanendo in campo piuttosto rilassati e leziosi. Al minuto 69, Antonino Asta, che è il capitano del Torino e in quel momento sta incarnando il tremendismo granata più di tutti, prova l'ennesima percussione centrale. Lilian Thuram ci va un po' leggero, lo prende in pieno ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Ferrante, Juventus 3, Torino 2. Il Torino comincia veramente a crederci. Lippi si spaventa e mette dentro Marcelo Salas. A 11 dalla fine Camolese opta per un'altra sostituzione, togliendo dal campo Cristiano Lucarelli e mettendo un uomo di qualità come Riccardo Maspero. Passano appena 4 minuti. Cross di Asta, colpo di testa di Ferrante, respinta di Buffon e indovinate chi c'è sul secondo palo, incustodito, proprio lui, Riccardo Maspero. 3-3. Da 3-0 a 3-3 in 29 minuti. La rimonta è compiuta. La maratona sembra un mare in tempesta. Massimo Marianella non riesce a dire altro se non che è tutto incredibile ed ha ragione. Ma non è finita. Con i tifosi granata ancora in festa, la Juve mette dentro un pallone a cercare i centimetri di Tudor che cade a terra trattenuto da Delli Carri. Un fischio assordante e lo sguardo di tutto lo stadio rivolto verso l'arbitro Gennaro Borriello che indica il dischetto. È calcio di rigore per la Juventus. Eccoci qua, l'ennesimo trauma collettivo della storia granata. Anche stavolta il dramma è servito, rigore per la Juve. I giocatori granata accerchiano Borriello, lo pregano, cercano la grazia, addirittura Galante perde la E dalla maglia. Ma niente da fare, è rigore. Nel bel mezzo del trambusto generale, fuori dall'inquadratura di Telepiù, c'è lui, il protagonista della storia di oggi, Riccardo Maspero, che vaga attorno al dischetto con la faccia di chi ha avuto un'intuizione. Maspero non indossa la 10, ma un fantasista rimane fantasista anche quando non indossa la maglia prediletta ed ha avuto l'intuizione classica dell'artista che può eseguire i numeri più disparati. Si avvicina al dischetto e con i tacchetti comincia a scavare una buca così da poter condizionare la traiettoria del rigore. L'unico ad accorgersene è effettivamente Tacchinardi, che a quel punto prova a mandarlo via. Dal dischetto si presenta Marcelo Salas. Ora, che la Deu palla sia tra le più pizzose del Pantheon è cosa nota, ma che dal dischetto si presenti un giocatore il cui soprannome è il Matador è una roba incredibile. Nella corrida che è questa partita, siamo nel terzio de Muleta. Nel terzio de Muleta scende in campo il torero finale, per finire il toro. Il nome del torero finale è il Matador. Marcelo Salas, detto il Matador, ha quindi il colpo del KO tra le mani. Prende il pallone, lo sistema sul dischetto, ma qualcosa sembra non andare. Prende la rincorsa, carica il destro e spara un bolide che finisce nella stratosfera. Il pallone si impenna, la buca di Riccardo Maspero ha incredibilmente colpito. Luca Bucci, il portiere del Torino, schizza via.
Salas è pietrificato. Stavolta, citando un brano che non riesco a scindere da questa partita, che è dalla parte del Toro di Caparezza, è il Toro a prendere il Matador. Il derby della Mole numero 218 verrà per sempre ricordato come il derby della Buca. Intervistato da Gol.com, Maspero dirà: fu un gesto di frustrazione, scavai una buchetta con la punta delle scarpe perché sapevo benissimo che i rigoristi, essendo anch'io da sempre, amano la zolla pulita per orientare tiro e pallone. Fu decisiva perché Salas non si accorse di nulla e mise il pallone nell'avvallamento del dischetto arato dal sottoscritto. Tra le altre cose, Riccardo Maspero in quel momento abita in centro a Torino, nello stesso palazzo di Marcello Lippi. Nei giorni successivi lo incontra nei box auto e, con una incredibile dose di spudoratezza, chiede al futuro CT della Nazionale come fosse stata possibile una rimonta del genere. Marcello Lippi saluta cortesemente, ma evita di rispondere al riguardo. È una gara che finisce nell'immaginario collettivo ed io ricordo un fatto legato a questa partita. In quei giorni sta andando in onda l'edizione numero 2 del Grande Fratello e i concorrenti Flavio Montrucchio, juventino, e Francesco Gagliardelli, torinista, più veloce di un ramarro, ma meno di un cane, medio man, vengono premiati con la partita in visione appunto nella casa del Grande Fratello. Tutto bello fino a che non arriva il momento del calcio di rigore di Salas. A quel punto quei mattacchioni degli autori decidono di interrompere la visione della videocassetta con i due che non potranno assistere al rigore di Salas per i successivi mesi in cui rimarranno appunto nella casa. Poi correggetemi se sbaglio se gliela fecero vedere o meno, ma io ricordo che i due non la presero proprio così bene. Ritornando a noi, una storia che si rispetti ha anche un derby di ritorno. La vecchia signora è notoriamente vendicativa e quindi prepara lo scherzetto al Toro. La partita si vive sul polo diametralmente opposto rispetto all'andata, perché le due squadre godono di buona salute. Il Torino è già salvo ed ha addirittura ambizioni europee, la Juventus si sta giocando il tricolore con Inter e Roma. È il 24 febbraio 2002, la partita va in scena in posticipo e stavolta il pubblico delle grandi occasioni è presente. Ad infiammare la vigilia ci pensa Cristiano Lucarelli, che carica l'ambiente. Piuttosto che vestire il bianconero, smetto, dice l'attaccante livornese. Parte forte la Juventus, che passa subito con Trezeguet, pareggia Ferrante e poi l'incubo rimonta, si trasforma in sorpasso con il gol di Coué a 10 dalla fine. La partita anche stavolta è per cuori forti e, quando mancano appena pochi minuti alla fine della partita, traversone dalla destra di Thuram, tra due maglie granata svetta più in alto di tutti Maresca, che incorna il pallone e lo mette alle spalle di Luca Bucci. 2-2 e partita finita. Maresca però ha la malsana idea di mimare il gesto delle corna, irridendo l'avversario. Scoppia il putiferio con i giocatori del Torino che a fine partita volano alla ricerca del numero 16 bianconero, che però viene scortato via dal direttore generale Luciano Moggi. Del Piero si scontra con Ferrante. I giorni successivi sono carichi di polemiche, del caso Maresca infiamma i media nazionali. A porre fine, diciamo, a tutta questa situazione ci pensa la vena comica di Ciro Ferrara, che chiude la vicenda dicendo: boh, probabilmente si era dimenticato quale fosse il gesto della zebra. A questo punto facciamo un salto in avanti di 11 anni, all'estate del 2013, ed il Torino è alla ricerca di un giocatore di qualità e di quantità in mezzo al campo. L'idea del DS Gianluca Petrachi è Enzo Maresca, che in quel momento sta militando nella Sampdoria. I due hanno un contatto, Maresca sembra veramente vicino al Torino, ma i tifosi granata non perdonano e mettono il veto all'acquisto. C'è un po' di tira e molla, alla fine Maresca capisce che non è il caso e rifiuta la destinazione. Questa era la storia di due derby irripetibili. Io mi auguro per i tifosi di Torino e Juventus che quelli di quest'anno riescano in qualche modo ad emulare quelli della stagione 2001-2002. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi do appuntamento ad un prossimo video, prima di ricordarvi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Un saluto ed un ringraziamento dal Processo Football Club.